Subito Fabrizio Tunno, buonasera Fabrizio. Mi senti Fabrizio? Aspetta. Sì? Non benissimo, comunque ti sento, vai. Ok, partiamo col commento alla sfida. Io avevo come campo principale il tuo, ho visto un avvio dirompente, ho visto la rimonta della Luis nella seconda parte di gara. Loro hanno avuto veramente una serata stellare al tiro. Cosa non è andato? Sì, sicuramente l'inizio l'abbiamo fatto abbastanza bene, con equilibrio in attacco, in difesa compatti, e sull'uno contro uno, al rimbalzo. Poi chiaramente c'è stato il rientro da parte della Luis. Luis obiettivamente esprime qualità in ogni ruolo. Sicuramente abbiamo sofferto la pressione difensiva sui nostri esterni, che ci ha esposto a giocate diciamo non brillantissime, e loro diciamo a campo aperto hanno avuto lo spazio per fare canestri facili, anche se all'intervallo siamo andati sotto di 4. Loro sono ripartiti forte e l'hanno messa subito sul binario della doppia cifra. Ci abbiamo provato a rientrare, ma purtroppo gli sforzi non sono bastati. Lo sforzo non è bastato. Lo sai benissimo, lo sai molto meglio di me. Domenica o si vince o si vince. Domenica diciamo che non abbiamo grosse alternative, ma lo sapevamo già da domenica scorsa. Non è cambiato niente in termini di classifica, anche se Avellino sta ancora giocando contro Nardò. Dovevamo vincere una partita, sempre una partita dobbiamo vincere. È chiaro che si è ridotto il numero delle partite che ci sono da giocare. Domenica sarà giustamente da ultima spiaggia e cercheremo in tutti i modi questa partita di portarcela a casa, mettendo nel campo tutto quello che abbiamo. Non abbiamo alternativa, quindi o vinciamo oppure purtroppo si chiude male questa esperienza.